Signori genitori, questi giovani sono persi, sono dappertutto, tranne dove dovrebbero essere, a scuola e a casa, a delinquere, o peggio, a studiare. Giusto. La cosa che avete fatto è di grande gravità. Avete commesso la cosa più grave. Avete nascosto, sottratto la favola di Pinocchio a colori. Fresca, fresca, appena arrivata. E questo mi mette in grande difficoltà. Non so cosa fare di voi. Dica ad Ambrosio. Secondo me soffrire è solo una forma per chiudersi. Io ho sofferto, ma non ho sofferto. Cioè, ora io non soffrirò mai. C'è chi dice che sua madre non esiste più. Anche per una questione di educazione. Le sofferenze sono inevitabili, però... Ti fortificano. Ti fortificano. E la mamma cosa ne pensa? Buongiorno, signor Preside. Buongiorno. Ecco i tre convocati. Buongiorno. Io trovo che siate veramente imbarazzanti, ragazzi. Via, grazie. Buona giornata. Grazie. Mi è stato riferito che durante la lettura dei temi i latini erano persone poco intelligenti, degli stolti. Quindi voi 50 volte ciascuno ridevate come pazzi, non così. Ma cos'è questa? Una classe. Un'aula scolastica o la fossa dei leoni? Signor Maroni, ma dove pensa di stare? Ma se fa la scocciata, ma non lo so. Ma dove pensa di stare? Ma lei ha capito che sta in un'aula? Lei ha capito che questa è una scuola? Ma quella è una conseguenza. Matematicamente parlando. No, no, no. That's it.